il mago! Signor mago, da questa parte! Basta, basta, basta che flash, basta col magnesio. Per piacere, diamo un senso a questa conferenza stampa. Domande, discinte ma concise. Il mio tempo è denaro, ogni minuto per me vale miliardi. Ma che dico miliardi? Milioni di dollari però, cioè, sono anche ironico come un mago. Signor mago di Segrate, è venuto qui al Grand Hotel per riposarsi? Vuoi scherzare? Un mago di Segrate che riposa? Ma lei sta scherzando. Io sono in concentramento costante, sono sempre concentrato. Literatura durante. È vero che ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo? Sì, effettivamente sono stato riconosciuto, diciamo, in quasi tutte le parti del mondo. Pur vicino a casa mia una volta mi hanno riconosciuto. Sono stato poi insignito di una cattedra all'Università della Sorbolona. Poi io ho scacciato malocchio per scacciare poi in futuro bell'occhio, pinocchio e pure un finocchio che si aggirava nei dintorni dell'università. Poi sono libero docente, cioè posso docere e non docere, a seconda, diciamo, delle mie esigenze, in paragnostica all'Università di Ustica. Cioè, mi hanno dato i premi soprattutto perché c'era la rima ostica, ustica. C'era un peccato buttarla via, anche perché è mistica come frase di toponomastica. Permesso, permesso. Che cosa sono tutte queste onorificenze? Tutte queste? Sì. Ma queste non so che 10%, 12 al massimo, delle innumerevoli onorificenze da me accumulate in tutta la mia carriera. Questa per esempio è una stella d'accendo che brillo lassù. Questa invece me l'ha data Kremlin Brezhnev. Gli ho fatto un budino con la forza della mente. Questo non mi ricordo. Questa invece è la Cozza d'Oro, la Cozza d'Oro, presa a Napoli durante il giorno del mitile ignoto, che non si sapeva qual era. Questa è l'ultima ed è la più importante che ho ricevuto nella mia carriera. È la Cross de Fer, cioè l'ho ricevuto per un cross stupendo che ho fatto nella partita di calcio fra cantando contro maghi. La facciamo spesso noi, mi impegna molto mentalmente, ma soprattutto fisicamente. Abbiamo fatto anche ciarlatani contro pagliacci, centro di circo, distrutti. Le Figaro di Parigi ha scritto che lei riesce a comunicare con gli animali. Certo, Le Figaro ha scritto giusto. Io ho un certo dialogo con l'animale, cioè mi piace dialogare con loro, preferibilmente con maiale, puccello, suini, cioè tutta la famiglia dei porcini. Poi molto ho dialogato in passato con cavallo equus, ippocamba, ma ultimamente mi sto specializzando in una razza particolare, cioè vemme lombrichi, molto batraci, cioè calamari, gamberi, scambi, frittomisti, insomma, cioè tutto quel tipo di animali che per un motivo o per l'altro è emarginato dalla società animalesca. Tutti gli animali che fanno più schifo, cioè gli animali emarginati, gli animali handicappati, capisci il concetto? Lei ha poteri divinatori? O po' bacco, io divinatori? O po' bacco, io posso vedere, cioè vedo, prevedo e stravedo per una squadra di calcio e posso, cioè impegnandomi molto, sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche il presente, il futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi. È vero che giovedì 22 giugno effettuerà davanti alle nostre telecamere un suo fenomenale esperimento? A babacco. A babacco, sono venuto qua apposta, scusi, sono venuto qua apposta. Io cercherò di lievitare, diciamo, svolazzare dalla finestra del mio balcone, cioè io lievitando svolazzo, però non come Iker che dopo è svolazzato a basso, diciamo che si è schiandato. Cercherò di svolazzare come Ilaro, il fratello, quello che svolazzava ridendo. Capisci il concetto? Lei che è chiamato il Nostradamus dei giorni d'oggi, cosa prevede per il futuro? Vuole affrontare la realtà? D'impatto? Prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica, pezzi tanti di siluri che svolazzeranno, schegge di granata, schegge di parmigiano, filando infuocato. Prevede una roba tremenda, a meno che... A meno che? A meno che, diccelo te, cinefra. A meno che l'uomo non torni ad essere un pargoletto innocente e tenda la mano al suo fratello. Come diceva l'arcangelo Capriello, mo ve lascio e vado nel tinello. Un momento, sarebbe disposto a dare un saggio del suo famoso magnetismo? O pobacco, vuole un saggio? Cinefra, fiamme l'esperimento numero 18 bis. Silenzio assoluto dentro l'aulo. Silenzio ti tompa, tompale. Silenzio sacrale, ti sacro. Un momento che faccio schiattare il concentramento. Pronti? Pronti? Non ridete, vi veto. Fubini, vi veto. Concentramento.
E ora, signori, per favore, vogliono consegnare monetine, bracciali, catenine, gioielli. Che carini questi orecchini, di che cosa sono? D'argento. Me li dia, allora. Volentieri. Benissimo, grazie, c'è nessun altro? Bene, una penna, orologi, monete e anche gettoni sono graditi. Grazie, molto gentile. Nessun altro? Grazie. Perfetto, l'esperimento è riuscito perfettamente. La conferenza stampa è terminata, vi saluto, arrivederci. Grazie di tutto, siete veramente molto gentili. Grazie. Allora, per consultazioni private con il mago, il maestro riceve ogni giorno dalle 9 alle 12.